Dovremmo andare a prenderlo. Forse sì. Che cacchio è successo? Era una trappola di chi abitava qui? Di qualcuno che abita qui? Ah, vado di qua? Ah, ok. È una pianta? No. Basta tagliare la corda, suppongo. Sta zitto. Taglia la corda. Taglia la corda. Vediamo un po' cosa abbiamo qui. Il guercio ha mandato un dio a fare il suo sporco lavoro. Sa chi siamo. Torre impegnato. Noi non serviamo Odino. No. Il guercio serve Odino. Ho un postaccio per fare un giro. Dico bene. Hell. Andiamo. Non serve essere minaccioso, fratello. C'è una nana. Conosco quella voce. Sai cosa? Ti taglierei la testa. Ma mi hanno battuto sul tempo. Già, sei un osservatore. No, tu non sei mio fratello. Sei il mio. Ho venduto mia sorella a quel bastardo. In cambio della pace. Oh, dici davvero? Quale pace? E dov'è mia sorella? Qui. In qualche antro di Asgard. Almeno è viva? Rispondimi. Scorrerà il sangue. Basta! Che succede? Come mai parli con la sua voce? Ma scusa, sono ma... Sono io, Yngvi. Non c'è tempo di spiegare, perciò ascolta. Questi uomini sono al mio servizio. Io voglio riprendermi ciò che mi è stato tolto. È troppo tardi. Non puoi disfare ciò che è fatto. Posso. E lo farò. Ora lasciali passare. Ah, ok, cioè per non farsi sgamare tutto si deve trasformare. Non può tornare umana. Vabbè, forma umana. Ho capito. E così siete con mia sorella. Ah. E chi non lo è? Liberalo. Complimento di Freyr. Come un salame, brutta stregaccia. E pianta la blaver. Vieni. Cosa? Ho trovato chi stavo cercando. Rimarrò a fare due chiacchiere. No. Davvero? Fai come vuoi. Fratello, se non ti dispiace, farei due parole con Lord Freyr. Cioè, quindi Lunda, la tizia lì, era la compagna di bevute che cercava Brock. Cosa pensi di fare mettendoti a lavorare nella mia cucina? Solo perché ti ho abbracciato non significa che non sia ancora arrabbiata con te. Aia. In modo che tu possa andare e tornare dai regni tutte le volte che vuoi. Non c'è di che. Andare? Qui c'è la mia famiglia, a te non fregherà nulla, ma a me parecchio. Anche a me frega qualcosa. O non avrei fatto pace con quella testa arrugginita di mio fratello. Oh, beh, per tutti i raggi lunari, allora i fratelli Uldra sono tornati in attività. Stiamo anche convivendo come una vera famigliola. Pensa un po'. Ottimo, allora puoi aiutarmi alla cucina e raccontarmi tutto. Pensa un po'. Mi presenti a questo tipo bello e dannato che ti fa da guardia del corpo? Ciao, sono io. Certo. Questo è Kratos, anche se puoi chiamarlo come ti pare. Kratos, sì. Lunda, vecchia amica. E basta? Meglio di nulla, immagino.
Boh. Mi sembra così assurda come cosa. La mente di Freyr. Non ce la faccio, voglio dire, devo farlo. Sto scrivendo perché non riesco a dire queste parole ad alta voce. Sto scrivendo perché forse, se tutto andrà bene, sarà un promemoria dell'uomo che ero in tempo. Un uomo spaventato, un uomo che ci è dentro fino al collo. Un uomo che non riesce a smettere di porsi all'infinito un'unica domanda. Lei che farebbe? Lei, Freya? Mi piacerebbe chiederglielo, ma se n'è andato, quindi devo rispondere al suo posto. Mi direbbe di smettere di lamentarmi, mi direbbe che non ho alcuna importanza, che le mie inadeguatezze sono irrilevanti. Conta solo assicurarmi che la gente di Vanheim riesca a sbarazzarsi del gioco degli Aesir. Mi direbbe che è normale aver paura, che è normale essere arrabbiati, ma soprattutto che devo essere forte. La gente di Vanheim ha bisogno di un leader e per l'immediato futuro pare che il miglior leader sia io. Quanto vorrei che lei fosse qui, quindi comunque lui approva molto, molto rispetto per la sorella e non è uno, o almeno non era, uno adatto al titolo di leader. Cioè, avrebbe preferito che ci fosse la sorella a comandare. Ok. Beh, mi sembra comunque cambiato. Qua, questi due? Mazzo, lei non sta bene comunque. Quella lì a sinistra, raga, è messa un po' male. Guarda lì. Cioè, vabbè, quell'altra. L'appuntamento deve essere segreto. Intesi? Conta Chiaro, oddio, pure su cos'è di me. sto robo? Sì, fidati di noi. Bene. Ma è un cane? È un maiale, cos'è? Che bestia è? Ma poi c'ha degli attrezzi, un martello, un scalpello. Boh. Sarà tipo da Soma, però. Non capisco che bestia è. Allora, aspetta un attimo, faccio un attimo un giro. Qua, così, per conto mio. Arca miseria, questo ancora niente. No, quello non riesco ancora a capire che cos'è. Speravo c'entrasse Tyr. Oh. Sembra una canzone di Vanheim che sentii un tempo. Nenia. Nenia, Nenia di Vanheim. Benedette le piogge di Vanheim, le parole di una canzone popolare di Vanheim. In Grecia, la pioggia era un monito che sollecitava a venerare gli dèi. Possibile che la gente di queste terre veneri sia la pioggia che gli dèi? Sente casa, Kratos? Ha nominato Grecia? Eh? È un po' tipo, io quando citano Rimini. Oh mio Dio, ha detto Rimini. Non posso fare niente? Non posso fare niente. Quindi ancora quei cacchi di robe non possiamo farli. Vanheim l'avevamo esplorata nel primo, che non mi ricordo. Era disponibile Vanheim? Boh, beh, potenziare ben potenziato. Sono povero come la fame. Andiamo avanti. Scusa se siamo partiti col piede sbagliato, Ti straniero. preoccupare. Da queste parti bazzicano solo Aesir. Non capitano spesso facce amiche. Quella è una faccia amica, vero? Si chiama Kratos, direi di no. Gli Aesir sono a Vanheim? Ci occupano ormai da. Ho perso il conto. Qual è il piano? Ci sto ancora lavorando. Fratello, penso di poter dare una mano. Se posso dare un consiglio. Lo accetto volentieri. La tua missione andrà molto meglio senza di me. Torna qui quando avrai finito. Ehi, Kratos. In che senso? Finché lavori per mia sorella, attento a non combinare casini. Il perdono non è il suo forte. Un po' tardi per quello, temo. Va bene, vediamo cosa abbiamo qui. Non sa che gli abbiamo Ricordami del tuo ammazzato. esercito. Ce l'hai davanti.
Voi cinque contro l'esercito. Ah, è vero, c'è anche la nana. Beh, sei, se conti il cane. Sì, sì. Oh, ma dai. Sai quanti sono? Oh, quanti sono, le loro mosse, i loro avamposti. Sappiamo tutto. Manca solo un po' d'aiuto. Capisco. Beh, guardiamo la mappa, allora. Vabbè, siete messi di merda, chiaramente, però... Non ho capito quanti sono gli altri. Cioè, l'esercito di Odino chi sarebbe? Più distrazioni. Se mi ascolti ho qualcosa da dire. Parla pure. Questa rabbia verso tuo fratello, la conosco bene. Hai un fratello? Aveva. Si chiamava Deimos. Quando eravamo piccoli, fu rapito da due dei ossessionati dalle profezie. Era raro uscire vivi dagli dei della mia terra. Quindi quando scoprì che era sopravvissuto, ormai era troppo tardi per il perdono. La sua rabbia si riversò su di me. Eh sì. Ma io non smisi mai di volergli bene. Credi che la mia rabbia sia irrazionale? E l'abbiamo ucciso noi. Da qualche istante e stai già dalla sua parte. Non sono dalla sua. No, stai solo esprimendo dei giudizi su un argomento che non conosci affatto. Appena detto che lo conosco bene. Cioè, per carità, magari è un altro tipo di roba, però il succo è appunto che comunque è un fratello. Cioè, puoi litigarci quanto vuoi, ma è comunque tuo fratello. Cacchio, me lo ricordo ancora. Battagliozzo, cioè, sento il corvo. Battagliozzo, però aspetta, non mi ricordo bene il luogo. Era tipo, c'era una vetrata? C'era un qualcosa che si sfondava? Aspetta, eravamo di qua. Noi siamo andati là a sinistra per prendere il robo. Ora vado a destra. Bastardi. Eh sì, no, comunque... Il discorso è fate pace. Che poi in realtà non credo che sia odio. Cioè, non mi è sembrato di sentire odio da parte di Freya. Sicuramente da Freyr non c'è odio, anzi c'è sempre quel rispetto di una persona più forte di lui. Ma non solo fisicamente, in generale, proprio più forte. E invece... Da Freya... Un po' stronza. No. Che poi anche per dire, cioè, scusa, Mimir ha portato Freya da Odino. Perché Freyr ce l'ha con lui? Non con Odino, con Freyr. Che ha detto, non è più la mia gente. Cioè, cosa è successo? Shh. Sento pulsare qualcosa o qualcosa che cammina di grosso. Ma cammina molto velocemente. Un antico. Ah, eccolo lì. E sono tornate anche loro? Bella. Sto. Cosa ha rilasciato e lancialo. Sì, sì. Sto. Aspetta. Ok. Non mi ricordo, bisognava... Ok, quando fa così, ok. No, ok, non mi ricordavo bene tutto quanto. Vai, 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 vai. Quindi o gli lanciamo indietro la roba che ci lancia lui. Mi sa che ha sganciato dei nemici. Oh, sì. Non c'è nessuno a combattere con me? Aia. Questo è un problema. Furia. Quelli sono volati via. Sono esplosi. Mi rilascia qualcosa? Grazie. No, ma è pieno.
Allora, dobbiamo raccattare le palline che ci lancia lui, altrimenti posso anche sparargli io la roba quando apre la faccia. Oh merda, quello... quello me lo ricordavo. Oh, è tuo. Che te l'hai perso. Piano. Non gli faccio un cacchio. Questo è tuo. Aspetta che è morto. No, no, no. Non adesso, eh. Sensore. Sensore, joystick, cosa? E calmo, eh. Non ora. Non credo sia il momento adatto. È stato così difficile ucciderti. Incredibile sia stato difficile ucciderti. Non ho capito, è un insulto? Cioè, mi stai dicendo che è facile ammazzarmi? Dipende. È vero. Beh, ma anche falso. Ti permettere? Ok. Dipende come mi prendi. Alla sprovvista, ovviamente, l'effetto sorpresa. So cosa cerchi di fare. Vuoi farmi commuovere nella speranza che ti lasci vivere? Cerco solo di aiutarti. Non si devono ripetere gli sbagli del passato. Non ho bisogno di sentire i tuoi sbagli. Ne ho fatti abbastanza da sola, grazie. Ma non so se hai capito in che situazione siamo. Cioè, sono penso più forte di te. Bello quel robo. Ciao raga. No. Che fa? Cosa? Pensavo fosse un oggetto da prendere. No? Aspetta che voglio fare anche un attimo questo. Esploso. E mi sa che è andato anche in fiamme. No, stava per andare in fiamme però. Ok, quindi probabilmente ci sarà un qualcosa che aumenta la la possibilità di mandare in fiamme la gente. Quella schivata lì comunque è stata una gran roba, eh. Da dietro senza vedere niente. Se permetti. Mia cara, non è stato... non mi chiedo come sia così difficile. Perché cacchio avevi detto, non so, stronzate del genere. Eh? Cioè, mica pizza e fichi qua. Ok. E non capisco quei cosi lì. Perché non c'entra con il gas di prima? Quello non è gas. È un altro tipo di ostacolo quello. Siete tutti così ansiosi di darmi consigli. Abbiamo tre cose che non possiamo fare. Sapeste di cosa ho bisogno? La più grande perdita della mia vita la devo a te. Mi hai salvato quando ti avevo detto di non farlo. Ma era la mia famiglia. Groot. Problemi miei. So che Baldur non era perfetto, ma era mio. Lo so. È Groot? Lo sai. O è Hollow Knight? Pensi di poter anche solo immaginare il dolore di perdere un figlio? Sì, credo di sì. Ne avevi un altro? Una. Si chiamava Calliope. Calliope. Cosa accadde? Fu molto tempo fa. L'ho ammazzata proprio io, poi. Cioè, capite, il discorso è Freya che si sta lamentando di dire non puoi darmi consigli, non mi conosci, robe così, te chi sei, non sei niente. Quando allo stesso tempo Kratos, anche Freya non conosce Kratos, no? Cioè, lei sta dando per scontato che Kratos sia, un tizio che non ha mai fatto nulla nella sua vita, eccetera. Ma Kratos c'ha, tipo, un passato che... non lo so, dire che è deprimente è poco. Cioè, sono 20 anni che Kratos tenta di ammazzarsi. Ce la fa più. Aia, cos'è? Ho sparato?
questo me l'ha droppato. E il bello appunto è che per ogni cosa che lei dice, Kratos l'ha già fatta. Cioè, è un po' come appunto se per lei fosse tutto nuovo e invece Kratos no, è il veterano che le ha già passate tutte. Forse anche peggio. Bella raga. Ah, ok, c'è gente. Ma questi sono quelli di Avatar? Ma è gente di Avatar questa? No? Mi sembrano i cosi, gli Avatar, come si chiama? Come si chiamano quei tizi lì? Che ha detto? Basta distruggere lo scudo, che problema c'è? Si ricrea? Boom! Bello questo, mi è piaciuto. Dai buono, te la sopra. Dai buona, te la so. Porco cane. Piovono dolci. Vai via. Dov'è la mia arma? Ah, eccola qua. Eccola qua la mia bambina. Aspetta, voglio andarci anche con... Te sei quella là sopra che colpiva da sopra? Ma smetti. Ah no, è là. No, questa è un'altra. Oh, è il 4. Cos'è sta roba? È un Aesir? Territoriale? Sto picchiando un alce, non so cos'è. Di fuoco pure. Aia. Aspetta che devo... Ti è? L'ha presa? Ah sì, l'ha presa sì. Guarda che faccia che c'ha! Oh 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 oh! Destro sull'alce! Ah, beh, è partito un attimo il collo. T'a posto? Gradungr. Mi sa che c'ha un attimo da visitare il fisiatra. Sì, visita al fisiatra, uno scricchiolino, via, posto. Ossa messa in ordine. No, è perché può essere anche un pochettino di mal di schiena dopo, no? Tutto incriccato. Beh, non ho capito che cos'era, Pical. Cioè, era un Aesir trasformato? Quella è una barca. C'è una nave. Cioè, si possono trasformare tipo robe così. Tu devi conoscere quella di mia figlia. Ho distrutto un villaggio per un dio crudele e falso. Non sapevo che mia moglie e mia figlia fossero lì finché non ho visto il loro sangue sulle mie mani. Così giurai vendetta. Non posso immaginare. No. Ho vendicate mille volte e ho ridotto l'Olimpo in cenere. Eppure, il rimorso è rimasto. Sarà assurda. Forse mi ucciderai, Freya. Ma ciò non ti porterà alcuna pace. Forse non cerco la pace. Era pronta a morire per Baldur. Cioè, sta roba è incredibile. Kratos che disintegra tutti gli dei dell'Olimpo solo per vendetta del fatto che appunto Ares gli avesse fatto uccidere la famiglia. Perché non hai voluto combattere? E sarei uscito comunque sconfitto. Titani, tutto. Non ho mai voluto farti del male, Freya. Tu ci hai aiutato. Hai salvato Atreus quando stava male. Non volevo morire. Andrò a vivere sapendo di averti uccisa. Capisco. No!
Sento un rumore di sbavozzo. No? Senti tutti le cose cacchio che ti girano nelle orecchie. Hai sentito? Sì. Uno sciamano? Nocken è vicinissimo al villaggio. Nocken. Ma è quel robo lì? Ah, sono dei droger comunque, sì. Sono loro? Nocken maledetta, sì, sono loro. Non volevo fare questo, volevo tirare fuori lo scudo e basta, ma va, fa lo stesso, va bene. Oppalala. Via. Una capoccia. Aspetta. E volevo solo tirare fuori lo scudo, ma va bene, per carità. Non è quello che mi preoccupa. Nocken. Ce n'era uno comunque, Freya. Vabbè, però appunto il discorso è, quindi se ci sono quelli lì in giro, però vediamo, no, da dove esce il canto, il collegamento, cioè c'è un collegamento, quindi suppongo non sarà un grosso problema, anche se cantano. Il mio villaggio, faccio fatica a riconoscerlo. Giocavo a nascondino con Freyr tra i grani. Passavamo i pomeriggi a rubare pane e miele dal gran salone. Durante il raccolto ballavamo e mangiavamo fino all'alba. Era tutto così semplice. Già. Perché ricordare tutto questo? Quella zona non mi piace. Quello è vivo. Forse no. Strano che te lo facciano fare, più che altro. Aspetta. Allora, sicuramente posso andare là. Lei forse vuole che... Ah sì, decisamente. Quindi andrò di qua. Strano però che me li abbiano fatti ammazzare da lontano. Di solito quando fanno una roba del genere è perché sbucano da terra. Ma forse erano i cosi, quelli dell'inferno. Erano i tizi di El. E aspetta un attimo. Cioè, questo è opzionale, no? Mi sembrerebbe opzionale. Forse lì se scendi vai direttamente là, ma non puoi risalire ovviamente. Allora aspetta un attimo, vado a vedere questo. No, i drogaters. L'odiosa. Aspetta, dove cacchio sta? È lei? È lei. Aspetta. Merda, arrabbiatissima. Piano, 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 raga. Volevo ammazzarlo. Piano, eh. Oh, che fa? Si è surriscaldato, cosa ha fatto? Ecco, 1v1. Ok. Uso lo scudo, mi raccomando. L'importante è quello. Godo. Oh, vedi? Tranne quando impazzisci in questo modo. Qua non puoi fare nulla. Basta usare lo scudo. Mi scordo. Piano. Ok. Cioè, allora, quando si gonfia, che praticamente sta per esplodere, bisogna farla saltare in aria da lontano. E adesso, chiaramente... Lo scudo, lo scudo, lo scudo, lo scudo. Cano. Non rosso. Un po' alla volta. Oh. Ma la che se li piglia tutti. Se potessi entrare in rage, tipo adesso, sarebbe già tutto più fattibile.
E mi sa che adesso muore perché c'ho anche la ricarica fatta del colpo. E vattene via. E vattene via. Oh. Non era nativo a Vanheim? Ok. Cioè comunque l'odiosa è veramente diventata odiosa, eh. Mamma mia. Cioè l'ho riprovato 4 volte e ogni volta non capivo, no? Ho detto, ma scusa, ma come cacchio è possibile che ogni volta che l'attacco scoppia sta roba? E poi ho detto, aspetta, posso sparare da lontano? Cioè non ho Atreus che spara? Non ho Atreus che spara le frecce? Però ce la lascia da lanciare? Perché in realtà poi ho detto, aspetta, ma potrei caricare l'ascia di ghiaccio e fare più danni lanciando. Ma non, in realtà ho detto, aspetta, basta lanciarla direttamente e via. Sì, non ci ho pensato subito. E vabbè, è andata così. Allora, via questo. Il mio reward del cacchio. Idromele? No? Rond creato per fornire protezione e cura nei tempi più difficili? Dimmi tutto. Il successivo colpo di scudo a segno ripristina la salute. Ah, Kratos ha una probabilità di fortuna di ottenere difesa e che il successivo colpo di scudo a segno, con il 2 volte praticamente che lo sbilanci tirandogli la scudata, ripristina la salute. Ah. Cioè è meglio perché comunque mi dà più roba del base che c'ho adesso. Non l'ho messo, vero? Cioè mi dà più roba di adesso. Dov'è? Del ristoro. Certo che lo piglio, ma che dici? Cioè più che runico e ricarica va bene lo stesso, no? Direi che è meglio. Vabbè, non abbiamo molta roba che possiamo sfruttare per potenziare. Però direi che per ora va bene così. Oddio. Non so dove sono finito, L'ho preso? Non so se siamo finiti in un'altra area. Ehi. No, c'è uno di quei robi che ricarica la vita. Aspetta che ammazzo questo. Dov'era lo schifoso? Fermo. Eccolo qua. Infatti ho detto, ma che cacchio, ma quanta vita c'ha? Sto schifo. Giù le mani. No, ce n'è un altro. Ok, allora, aspetta un attimo. Infatti dicevano, ammazzali tutti, mi raccomando, perché finché non li ammazzi tutti non puoi batterli. O forse sì. Per me puoi batterli. Cioè nel senso li devi shottare. Se li one shotti chiaramente vinci. Penso, no? Però devi farli talmente tanti danni da ammazzarli con un colpo. Quello più difficile, credo. Vabbè, resti di bestia. Ma tutta sta roba penso che la troveremo poi nel baule, vero? Quando torneremo alla base. Fammi capire un attimo dove sono. Posso andare da Freya? Posso andare da Freya, ok.